Ciao bambini, benvenuti alla nuova lezione di storia. Oggi parliamo delle stagioni. In un anno ci sono quattro stagioni: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Anche le stagioni, come i mesi, le settimane, il dì e la notte, le parti della giornata, sono un tempo ciclico, cioè si ripetono secondo un ordine ben preciso. Ogni stagione dura 3 mesi. La primavera inizia il 21 marzo. È la stagione in cui la natura si risveglia. Gli uccelli tornano a cantare, fioriscono gli alberi e i prati, le giornate si allungano e diventano più tiepide. Quindi cominciamo a vestirci più leggeri. L'estate inizia il 21 giugno. La scuola è finita, siamo tutti in vacanza. In estate fa molto caldo e per rinfrescarci facciamo il bagno al mare o in piscina e facciamo scorpacciate di gelati e di tanta buona frutta. L'autunno inizia il 23 settembre. Le foglie cominciano a cadere dagli alberi. Il paesaggio si tinge di colori caldi: giallo, rosso, arancione, marrone. E voi bambini ritornate sui banchi di scuola. Arriva anche il primo freddo. L'inverno inizia il 21 dicembre. Brrr, in inverno fa molto freddo. Per questo dobbiamo coprirci bene, bambini. A volte nevica. E se nevica, possiamo fare dei simpatici pupazzi di neve. Allora, bambini, ricapitoliamo. Le stagioni sono 4. Proviamo a ripeterle insieme. Primavera, estate, autunno, inverno. Anche per oggi abbiamo finito. Vi saluto, cari bambini. A presto!